Il matrimonio reale. Oh, ci sono! Una tenda di lusso completamente equipaggiata. Oh, un pallone da calcio digitale. Un profumo con sopra il loro nome. Oh, magari un letto per cani griffato a due piani. I vostri sono tutti ottimi consigli, ragazze. Ma i miei genitori sono le persone più difficili al mondo a cui fare un regalo. E quando dico che hanno già tutto, lo dico proprio sul serio. È il loro 20° anniversario è domani. Come mi comporto? Tranquilla, Sam, ti aiuteremo a trovare qualcosa. Un momento! Che ne dite di questo robot per manicure e pedicure? Avete visto che roba? Se non è un regalo speciale questo, non so cos'altro possa esserlo, ragazze. Sì, hai ragione. Infatti è per questo motivo che gliel'ho già comprato l'anno scorso. Wow! Che cos'è? La sagra del rumore? Ehi, guardate, una limousine! Forse è un personaggio famoso nel bel mezzo di un'emergenza shopping? Oh, qualcosa mi dice che si tratta di un'emergenza più importante. Sam ha ragione! Non si tratta di un'emergenza VIP, si tratta piuttosto di un'emergenza whoop! Oh! Jerry, sei qui dentro, vero? Buongiorno, spie. Che piacere avervi qui. Vorrei poter dire lo stesso, ma ha interrotto la ricerca del regalo perfetto per l'anniversario dei miei genitori. Mi spiace molto, ma vi assicuro che sono qui per un affare importante. Vi informo che numerosi matrimoni ad alto livello in tutto il mondo sono stati sabotati da forze misteriose. Come sarebbe a dire sabotati? Guardalo tu stessa. Questo è il video di un matrimonio che si è svolto ieri in Italia. Il matrimonio di Kim Star Smasham. Kim Star Smasham? E chi sarebbe? Semplice! Una celebre esponente dell'alta società di tutto il mondo! E anche la più carina! Il che non sorprende, visto che fa la pulizia del viso con la polvere di diamanti. A proposito di diamanti, guardate quello a suo dito! L'hanno trovato sulla Luna! Che per tua informazione è il luogo in cui ha incontrato quell'astronauta! Proprio uno sposo da urlo, direi! Accidenti, questa è roba che fa paura. Davvero? Da quello che ho visto non era affatto un matrimonio da sogno, ma da incubo. Proprio così, e la Whoop non ha idea di che cosa abbia causato quei disordini. Per ora rimane un vero mistero. Beh, ve lo dico io un altro mistero. Perché Kim Star Smasham porterebbe un abito da sposa così stravagante? Mi spiego meglio, io mi intendo di moda, ma non ho mai visto niente del genere prima d'ora. È troppo all'avanguardia. Osservazione interessante, Clover. I documenti di spedizione dicono che quel vestito arriva da un magazzino non identificabile di Parigi. E che cosa mi dici dei vestiti indossati dalle altre spose? Vengono tutti dallo stesso magazzino. A quanto pare abbiamo un primo indizio, spie. Dovete partire per la Francia e indagare all'istante. D'accordo, che cosa stai aspettando? Mandacela subito! Non posso mandarvi proprio subito, prima devo darvi i vostri gadget. Wow! Oggi abbiamo stivaletti con tacco perforante, lenti a contatto a infrarossi e raggi X, pinzette super potenti e, nuovissime sulla scena dei gadget, le bolle di sapone per la fuga. Grazie mille, Jerry! Di niente, ragazze. Ho anche fatto in modo che la Whoop Trois sia disponibile non appena arrivate a destinazione. Scusa, la Whoop a che? Beh, poi vedrete. Ora andate e buona fortuna. Qualcosa di romantico per l'anniversario dei tuoi. Come far apparire i loro visi proiettati sulla Torre Eiffel durante il laser show? O potresti far dipingere i loro ritratti in stile impressionista e appenderli al Louvre. Ti ringrazio tanto, ma l'ho già fatto proprio 2 anni fa. Uffa. Oh, oh, mi spiace, Sam, ma credo che lo shopping debba aspettare. Siamo già arrivati al magazzino. Oh. Ah! Attimo, iniziamo la missione e scendiamo da questa Whoop a Troyes prima che il mal di bici peggiori. Eccoci qua, è il posto da cui sono stati spediti gli abiti da sposa. Oh, neanche un cartello con scritto benvenuti. Per fortuna siamo spie e per noi non sarà comunque difficile entrare. Gli stivali con tacco perforante ci saranno di grande aiuto. Ottimo lavoro, Alex. Bello, anche per voi questo posto non sprizza moda da tutti gli angoli. Già, questo posto sprizza polvere e cattivo odore da tutti gli angoli. Non capisco, deve esserci qualcosa che ci sfugge. Per scoprirlo non ci resta che usare le lenti a contatto infrarossi e raggi X. Wow! Oh, ecco! Che cosa c'è, Chloe?
dove? Dietro il muro c'è una stanza segreta. Guarda se c'è anche un pulsante per arrivarci. Sì, c'è sempre. I trucchi dei furfanti sono davvero prevedibili. Ops, avete visto? Incredibile, questo non me l'aspettavo. E puzzolente, questo posto è diventato strambo e stravagante. Sì, davvero. Da quando gli abiti da sposa sono così tecnologici? Per forza il vestito di Kim Star Smashan sembrava tanto strano nel video. Ragazze, venite qui, su. C'è l'elenco di tutti gli abiti da sposa e di chi li ha ordinati. Oh, ottimo lavoro, brava Sam. A cosa serve questo elenco? Beh, a sapere dove verrà spedito il prossimo abito. Così anticipiamo i furfanti, terminiamo la missione e torniamo al nostro shopping. Oh no! Qui dice che l'ultimo abito è stato spedito a Royal Palace in Inghilterra. Per il matrimonio reale. Dobbiamo avvertire Jerry all'istante. Oh, abbiamo fatto scattare l'allarme. Dobbiamo andarcene subito. Oh, ehi, ragazze, lo riconoscete? Il rumore delle lezioni del professor Plunkett. Già, a me sembra esattamente... Una macchina da cucire. Attende. Questo sistema di sicurezza è davvero eccentrico. Se non vogliamo farci cucire, è meglio escogitare qualcosa alla svelta. State tranquille, so io come fermare quella macchina da cucire così maleducata. Ehi, che forza! Complimenti, Sam. Ma spero che le tue mosse funzionino contro gli stili indumenti a vapore. È un posto folle, è stato progettato nei dettagli per aggredire. Quello cos'è? È un treno espresso per uscire da qui! Sbrighiamoci! Accidenti, amiche, che faticaccia! Non è stato un completo disastro, almeno sono sparite le pieghe dalla mia tuta! Ragazze, come procede la missione? Procede malissimo. Ci ha aggredito la macchina da cucire più antipatica del mondo. Che disdetta. Beh, il lato positivo è che almeno ora sappiamo dove sta per colpire il furfante, il Royal Palace in Inghilterra. Oh, accidenti. Il matrimonio dei reali inglesi si terrà domani. Dovrete andarci sotto copertura e vigilare sull'evento. Sì! Jerry, sei un genio. Non c'è occasione migliore del matrimonio reale per incontrare un principe. E per trovare quel guastacerimonie nuziali, ovviamente. Molto bene, vi aggiungerò alla lista degli invitati. Fate attenzione, come sapete l'Inghilterra mi sta particolarmente a cuore. A presto, ragazze. Evviva, andiamo in Inghilterra! Siamo tra gli invitati al matrimonio! Potrò comprare là i regali per l'anniversario. Bene, amiche, diamoci da fare. Ci servono degli abiti super fantastici per fare colpo a questo matrimonio reale. Preparatevi ad assistere a delle nozze da urlo. Sono molto felice. È tutto così perfetto. Guardate che bei ragazzi. Chissà quali di loro sono dei reali, ma non dovrebbero indossare la corona. Pensate che gli sposi potrebbero cedermi i loro regali? Tanto capita sempre di riceverne doppi ai matrimoni. Non saprei, Sam, ma adesso dobbiamo tenere gli occhi aperti e trovare il criminale. Dovremmo dividerci. Sì, sono d'accordo. Io vado di qua. Comunichiamo con gli auricolari. Buon pomeriggio, cara. Invitata dello sposo o della sposa? Oh, io sono dalla parte del... Beh, piacere di conoscerla. Ah? Questa torta sembra così appetitosa. Nessuno si accorgerà se ne faccio un piccolo assaggino. Ah, che buona! Salve! È un cameriere! Sto
cercando il principe azzurro, non un cameriere azzurro. Ragazze, non ho notato niente di strano finora. Neanch'io. Già, neanch'io. Oh, ecco la sposa. Allora tra poco arriverà anche il principe. Eccolo lì. Ecco l'abito del quale abbiamo visto i disegni nel magazzino. Sì, ha ragione. Voglio vederlo meglio con le lenti a contatto a infrarossi e raggi X. Ci avviciniamo per darti una mano. Oh. Cosa mi tocca fare per la UP? Oh, caspita! Questo abito da sposa nasconde al suo interno qualcosa di piuttosto singolare. Ehi! Chi ha osato toccarmi? Metta le mani a posto! Ascoltatemi voi tre, non so cosa vogliate fare, ma dovete andarvene via da qui. Ma sono tra gli invitati e partecipare a un matrimonio reale è un avvenimento più unico che raro. Non posso perderlo. E invece sì che puoi, principessina. Niente matrimonio per voi. Senta, ci deve ascoltare. Noi sospettiamo che la sposa sia in grave pericolo, quindi deve lasciarci tornare indietro e subito. Il cappello è morbido e carino, ma lei ha proprio un caratteraccio. No, non ci credo, mi sembra impossibile. Ma di che parli, Clover? Non hai ascoltato la lezione di fashion design? Quella è Vera Van, la stilista di abiti da sposa più famosa del mondo. Senta, e signorina, come mai è vestita da guardia? Lo stile military chic sta tornando in voga? No, non esattamente. Diciamo piuttosto che sono qui per causare disordine. Aspetta solo un momento. Sei tu che hai inserito le armi nel vestito della sposa? Sì, hai indovinato. Ma perché hai fatto una cosa del genere? Perché sono stufa che nessuno apprezzi veramente il mio lavoro. Le spose indossano le mie creazioni una volta sola per poi chiuderle nell'armadio. Quindi ho deciso di porre al centro dell'attenzione gli abiti. Degli abiti che nessuno mai dimenticherà. D'accordo, capisco che sei amareggiata e un po' fuori di testa. Ma perché i vestiti devono essere così sopra le righe? La semplicità è meglio, se sai cosa intendo. Prova tu a mettere armi elettroniche in un vestito da sposa e a farlo sembrare anche bello. Non è facile, sai? Vera, facci uscire da qui. Siamo ancora in tempo per fermare questa follia. Figuratevi, la follia è appena iniziata. Addio, ragazze! Io vado a sabotare il matrimonio! Molto più difficile da aprire del diario delle medie di Clover. Dobbiamo trovare una soluzione, perché qui si mette davvero male e tra poco ci ritroveremo a nuotare con i pesci. Per non parlare del fatto che se non ce la facciamo ad uscire da qui, mi perderò l'anniversario dei miei genitori. Quelle pinzette sono super! Immaginate cosa possono fare contro i peli superflui! Coraggio! Dobbiamo tornare subito al matrimonio! Miei cari amici! Quest'oggi noi siamo qui riuniti per... Ammirare quanto sia meravigliosa la mia ultima creazione! Volevo che il mio abito da sposa fosse speciale, ma non mi aspettavo una cosa simile! Tranquilli! È solamente un piccolo problema tecnico! Va tutto bene! Thank you.
già cominciato la sua festicciola! Già! Questo matrimonio reale è veramente un reale disastro! Charlie! Aiutami tu! Certo, cara! Ti faccio aiutare subito! Però quel principe è proprio un fifone! Via i principi dall'elenco dei ragazzi dei miei sogni! E così quelle ragazzine sono riuscite a scappare? Beh, tanto non riusciranno a sfuggire al mio vestito! Questo è il più bel sabotaggio di matrimonio che abbia mai fatto! Che bello, che bello! Oh, oh, vestito impazzito in avvicinamento! È giunta l'ora di intervenire con le nostre nuove bolle di sapone per la fuga! Allora, avete voglia di giocare? E va bene, anche a me piace giocare! Che ne dite di una bella partita a calcio? Che doveva servire per la fuga. Oh, guarda, lasciamo perdere. È stato più nauseante che viaggiare sulla Upa Trua. Forza, ragazzi. Se vogliamo salvare la sposa, dobbiamo darci una mossa. Dobbiamo mettere fuori gioco quel vestito. E ci faremo aiutare dalla torta. Per questo orribile vestito! Sì! Ira! E ora mandiamo il vestito al reparto occasione! La storia non finisce qui! Ah, mi spiace, ragazze, ma nessuno può sabotare il mio sabotaggio di matrimonio! Non siete per niente all'altezza della mia moda così all'avanguardia! Questo lo dici tu, non ho mai incontrato un accessorio che possa battermi. Nemmeno io ho incontrato un malvagio che possa battermi. Già, concordo, neanch'io. Nessun problema, tanto c'è sempre una prima volta per tutto. Ehi, ma come ti permetti? È giunta l'ora di far rivoltare quel pazzo vestito contro la sua pazza ideatrice. Sì, con molto piacere, Sam. Non ti muovi! E vai! Caspita, questo affare mi stringeva la vita e non respiravo più! Ottimo lavoro, spie! Ora darò Veravana ai miei fidati agenti che la porteranno alla prigione della Whoop, il posto più adatto per lei! Grazie, Jerry! Vorrei continuare a lodarvi per il successo contro quella malvagia creatura. Ma io devo andare a far sì che la cerimonia nuziale possa riprendere. D'altra parte, l'Inghilterra conta su di me e io non posso certo deluderla. Caspita, questa è una cosa che non si vede proprio tutti i giorni. Beh, meglio così. Vedere Jerry in azione in quella maniera è davvero imbarazzante. Mi serve una scatola per far recapitare questo ai miei genitori prima che il loro anniversario finisca. Oramai oggi è diventato ieri, cara Sam. Purtroppo il loro anniversario è passato. E non riesco proprio a crederci. Dove è andato a finire il tempo? Nello stesso posto in cui va sempre. Con noi che facciamo shopping da un continente all'altro inseguendo i malviventi. Tanto era un regalo a dir poco orribile. E io che volevo trovare qualcosa di unico. Sì, pronto? Sam, tesoro mio, siamo mamma e papà! Oh, ciao mamma, ciao papà, felice anniversario, sentite, mi spiace tanto. Tesoro, volevamo tanto ringraziarti per il meraviglioso regalo che ci hai fatto. Un fantastico tour in bicicletta anfibia per Londra. Non abbiamo mai ricevuto un regalo così strano. Scusa, hai detto un tour in bici per Londra? Sei una figlia veramente speciale, tra poco dovremo fare le valigie, ma intanto grazie ancora, ci vediamo presto, amore. Ma è incredibile. Chissà di chi è stata l'idea. Eh? Consideralo un ringraziamento per aver concluso la missione. Ciao, Jerry. Forte! A quanto pare questa volta Jerry ti ha dato una mano. Davvero? Ah, beh,
Però il prossimo anno voglio arrivare preparata. Per questo voglio iniziare a pensare al regalo per il 21° anniversario dei miei già da adesso. Che ne dite? Oh, no!